germoglio di Jesse, che ti innalzi come segno per i popoli. Tacciono davanti a te i re della terra e le nazioni ti invocano. Vieni a liberarci, non tardare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi è lunedì 19 dicembre. Ci prepariamo a vivere un'altra tappa assieme al nostro amico Tobia che è in cammino verso la grotta di Betlemme. Ascoltiamo allora un altro tratto della sua storia. Chi incontrerà oggi? Le strade di Gerusalemme erano percorse da una strana eccitazione. Tobia aveva lasciato la casa ospitale di Gioacchino ed Anna, scoprendo una gioia che non aveva mai provato prima: essersi sentito accolto e non rifiutato. L'aria faceva piacevolmente fremere le tuniche e i mantelli dei mercanti, che decantavano le loro merci. Le donne si affannavano attorno alle bancarelle per gli acquisti. Il fabbro martellava la punta di un vomere con gesti larghi e misurati, ma possenti. Ad ogni colpo dell'incudine sprizzava una girandola di scintille. Era un carpentiere apprezzato da tutti. Accanto a lui, che osservava compiaciuto per la bravura del proprio papà, un ragazzino. E lì accanto una giovane donna, con tra le mani una brocca e una coppa, pronta a versare dell'acqua. Lo sguardo di Tobia si fermò ad ammirare la forza di quelle braccia, temprate dal duro lavoro, e la delicatezza di quelle mani di donna e madre, tutte e due intente a donare per amore di un figlio. Rimase incantato, lui che aveva tante volte atteso la delicatezza di un gesto di amore. Riprese il suo cammino, ma col cuore, nel cuore un desiderio. Tobia è stato accolto nella bottega del fabbro, ha visto il suo duro lavoro, ha visto le sue mani forti lavorare, ma ha visto anche la dolcezza, la cura, la tenerezza accanto a quell'incudine e a quei ferri roventi scintillanti di fuoco. Si porta questo desiderio nel cuore, un desiderio di amore, di dolcezza, di tenerezza. Vogliamo che sia anche la ricerca nostra in questi giorni prima del Natale, perché possiamo anche noi scoprire in quella culla tanta forza che però si è mostrata in tanta dolcezza e in tanta tenerezza. Preghiamo insieme. Si avvicina sempre di più il Natale e nella nostra vita esiste sempre qualcuno che aspetta il nostro aiuto, un amico, un anziano, un compagno malato, i nostri genitori, i nostri nonni. Mettiamoci in cammino verso di loro, sapendo che tutto quello che avremo fatto ad uno di loro lo avremo fatto a Gesù. Ad ogni invocazione diciamo: vieni, Signore. Tu sei per noi la promessa di una vita bella. Vieni, Signore. Tu ci aiuti a realizzare i nostri desideri più profondi. Vieni, Signore. Tu sei la nostra vera gioia. Vieni, Signore. Tu bussi ogni giorno alla porta del nostro cuore. Vieni, Signore. Tu vieni in chi ti chiede affetto ed aiuto. Vieni, Signore. Anche oggi, come Gesù ci ha insegnato, diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Padre buono, che in Gesù porti nel nostro cuore la forza del tuo amore, non far mai mancare anche la tenerezza del tuo perdono, affinché troviamo la via di Betlemme e possiamo contemplare le meraviglie che in Gesù tu compi per tutta l'umanità, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e benedica tutti Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ciao ciao, ci vediamo domani. Buona serata. E anche se è inverno, e anche se...
piacere.